Ciao Mellon, io sono Ste, l'aspirante elfo, e ti do il benvenuto e il ben ritornato qui sul mio canale. Dato che siamo nel periodo della primavera, quindi degli amori, e che l'estate si sta avvicinando, anche se quest'anno non ho idea di come sia l'estate, ho pensato che magari ti possa essere utile una divinazione runica, così che tu possa riflettere sulla tua vita sentimentale, sulle tue relazioni amorose o comunque anche di amicizia. Com'è che funziona? Io estrapolerò tre gruppi di rune. Ovviamente il mazzetto lo mescolo tre volte, ovvero per il primo gruppo mescolo il mazzetto, per il secondo gruppo mescolo il mazzetto e così via, così da essere più equi possibili, dato che ovviamente le rune possono riuscire anche per gli altri gruppi. Poi sta a te decidere quale gruppo di runa scegliere. Ovviamente io te le mostrerò capovolte, così che tu non possa vedere in fase di scelta quali rune siano uscite. Successivamente, una volta avvenuta la decisione, avrai modo di vedere quale rune ti sono capitate e io ti esporrò il significato che ti è uscito. Ovviamente tu fatti seguire dall'intuito, quindi vai a sentimento e spero che comunque ti esca una buona lettura. Se hai scelto il primo gruppo, ti è capitato la runa aperto, Sogwilo e la runa 25. E in generale ti posso dire che è un'ottima lettura. È possibile che tu stia vivendo dei momenti confusi, magari hai qualche problema, ti senti confuso, insicuro, ma ti dice che devi seguire e cogliere delle intuizioni che vengono dal tuo profondo, che possono risultare preziose, così che tu possa risolvere questi problemi di confusione e smarrimento e che ti porteranno successo, energia e a una nuova direzione, quindi a un cambiamento radicale e pieno di successo e di felicità. Quindi magari se sei in una relazione ti sta dicendo che puoi essere confuso per certi aspetti della tua relazione o magari ti senti insicuro di te stesso e quindi ti stai invitando a riflettere più su di te o sulla relazione in cui ti trovi e quindi a seguire le intuizioni che vengono dal tuo profondo, così che tu possa risolvere questi problemi e riuscire così a attuare un nuovo ciclo che ti porterà gioia e successo completo. Se magari tu fossi single, questa confusione sarà legata al fatto che ti senti insicuro su te stesso o magari perché stai cercando di cambiare questa situazione in cui ti trovi, ti senti sicuro sul da farsi e le rune ti stanno dicendo di seguire il tuo intuito, di accoglierlo, abbracciarlo, anche se magari ti può far paura, e vedrai che ti porterà nuove direzioni, che ti porteranno successo, felicità e gioia. E credo che rispecchia anche me questo gruppo di rune. Ciao Lulu! In caso in cui tu avessi scelto il secondo gruppo di rune, ti è uscita la 25esima runa, Inguz e Gera. Magari sei da poco in una relazione e ciò ti può portare a costruire
un rapporto piacevole e sicuramente otterrai un beneficio da questa relazione. Se invece sei single o magari sei appena uscito da una separazione, ti sta suggerendo che magari potresti intraprendere una nuova via, un nuovo cambiamento nella tua vita che ti porterà sicuramente a risentire le gioie di una relazione e che quindi ti porterà comunque alla costruzione di qualcosa di qualcosa che ti darà buoni risultati e a un beneficio. Magari riuscirai a rimarginare delle ferite che ti erano state create da una relazione precedente andata male o semplicemente dei tuoi problemi personali, indipendentemente dalle relazioni che hai avuto, e ciò ti porterà al compimento di un ciclo, magari riferito alle sofferenze che stai provando, legate indipendentemente da una relazione andata male oppure no. Magari in ambito di amicizia ci sta suggerendo che se ci sono stati dei problemi ci sarà sicuramente una risalita, stessa cosa anche nelle relazioni amorose. Se invece si sta parlando di una nuova amicizia, costruirete un rapporto che porterà dei benefici a entrambi. Magari queste nuove amicizie ti porteranno al compimento di un ciclo. Se hai scelto il terzo gruppo, ti sono capitate le rune Vunjo, Uruz e Algiz, e devo dire che è decisamente una buona lettura. Ci stanno dicendo che avrai una relazione fondata sulla fedeltà e complicità. Magari se sei single troverai un partner con cui inizierà questa unione, o se sei già in compagnia di qualcuno ti sarà dicendo che comunque hai una buona relazione con questa persona. Magari questa unione ti porterà a liberarti da una resistenza di qualche tipo. Magari ti senti insicuro sul tuo aspetto fisico, magari non ti piace qualcosa del tuo carattere. Sicuramente questa relazione ti aiuterà a superare questo tuo problema e quindi ti infonderà coraggio, così che tu possa riuscire a fare questo avanzamento. Anche se sei single vale la stessa lettura. Magari si fa riferimento a un amico, o magari troverai una persona con cui creerai questa unione e ti aiuterà a superare questo tuo problema. Sì, il gatto non c'è più, è magicamente sparito durante la divinazione. Spero che queste divinazioni ti siano servite a qualcosa, ti siano state utili per riflettere sulla tua situazione sentimentale, delle varie relazioni che hai. Spero anche di essere stata abbastanza chiara. In caso, ti invito a lasciare un commento sotto, così se tu avessi qualche dubbio, non ti è chiaro qualcosa, ti posso aiutare. Magari se volessi qualcosa di più preciso, ti invito a scrivermi su Instagram, trovi il link sotto, così che io possa aiutarti più nello specifico. Quindi magari mi dici più nello specifico la tua situazione e io ti aiuterò volentieri a far chiarezza e ad analizzare a meglio la divinazione. Fammi anche sapere se ti piacerebbe altre divinazioni di questo tipo e magari fammi sapere in che ambito, così che io possa mettermi al lavoro. Ti invito a iscriverti al mio canale, così che tu possa rimanere sempre aggiornato con altri video a tema esoterismo, o se ti è fatto piacere anche altre divinazioni e a tema tolkieniano, nerd e anche riflessioni sulla vita. E se ti va, ci vediamo settimana prossima con un nuovo video e io ti auguro una magica e delfica giornata. Ciao Mellon!